Bella ragazzi, sono Pulsar, benvenuti in un nuovo video, bentornati sul mio canale. Ebbene sì, oggi è uscito l'aggiornamento, è sempre il 19.20, però è stata aggiunta la nuova pistola automatica. Wow! Come descrivere questo aggiornamento con una sola espressione, un solo suono? Ebbene sì, è stata introdotta la pistola automatica, che di pistola ha soltanto il nome perché in realtà è un'altra SMG, è un'altra mitraglietta che alimenta ancora di più lo spray meta. A mio avviso non aggiunge niente di nuovo al gioco, anche perché è molto molto simile alla Stinger SMG. Vi metto qua a confronto sullo schermo la mitraglietta Stinger verde con la pistola automatica verde. Se non erro, la pistola automatica verde fa 16 danni, la Stinger 17, quindi la pistola automatica fa un po' di danni in meno, anche quella all'aumentare della rarità aumenta di 1 di danno ogni rarità, quindi è molto simile alla mitraglietta, ma sostanzialmente la differenza rispetto alla Stinger è che fa leggermente meno danni la pistola automatica, ma ha 5 colpi in più nel caricatore e ricarica leggermente più velocemente della Stinger. Probabilmente è un po' più forte, in più se spariamo in piccoli burst, quindi spariamo pochi colpi senza scaricare tutto il caricatore, è molto molto precisa, prendendo la mira e sparando 4-5 colpi la rosa non si allarga molto, è molto molto precisa, anche se ovviamente allontanandoci un po' dai nemici perde tanti danni. È studiata quindi per il medio corto raggio e è un'altra mitraglietta, come potete vedere nelle clip che stanno passando sotto in questo momento. Si tratta di svuotare i caricatori contro le strutture e contro gli avversari fino a che non tornano in lobby. Quindi sì, è stata aggiunta un'altra SMG, si chiama pistola automatica, è disponibile in tutte le rarità, si trova in casse, floor loot, airdrop e insomma ovunque si possa trovare del loot. È un po' presto per dirlo, a mio avviso è leggermente più forte della Stinger se la usiamo come SMG. E niente ragazzi, questo è tutto per l'aggiornamento di oggi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova arma. Va bene che le hanno nerfate queste mitragliette, sono contento che l'abbiano nerfate, effettivamente adesso il meta è meno pesante. Questa pistola automatica bene o male si mette alla pari delle altre, quindi non è particolarmente rotta, ma è un'arma già vista e molto simile ad altre, quindi nessuna grossa addizione al gioco. Da Pulsar è tutto, ci vediamo al prossimo video, iscriviti al canale, attiva la campanellina per novità su Fortnite e per video per migliorare. Ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi. Ah no, il codice creatore Pulsar-Gaming dovresti metterlo nello shop di Fortnite, comunque sì, ciao ragazzi, bella!